Grazie Giulio, grazie per la tua puntuale e analitica osservazione su tutti i punti principali. Tu sedendoti, speriamo non mi sia dimenticato nulla, ma sicuramente tanti altri sono i gol, utilizzando una esemplificazione calcistica a te cara, fatti dalla tua amministrazione, un'amministrazione che qualche volta, lo hai accennato brevemente, ha dovuto gioco forza giocare anche in difesa. L'hai così sfiorata la questione legata al bilancio, anzi ai bilanci delle società Croce e Delizia, di tutte le amministrazioni, non d'Italia ma d'Europa, e che grazie alla tua tenacia e anche alla responsabilità che tu hai assunto e che insieme abbiamo assunto nel primissimo anno di amministrazione sono rimaste esempi positivi, nonostante le difficoltà oggettive che esprimevano e nonostante iniziasse a intervenire una normativa nazionale complessa, quasi mai coerente con altre normative di tipo comunitario, e che costantemente assieme alle realtà sindacali creava situazioni nuove da affrontare, e la responsabilità è stata peraltro da non dimenticare quella di preservare ad ogni costo tutte le posizioni lavorative che evidentemente, se fossero state assunte altre decisioni, avrebbero sì dato maggiore accelerazione al primissimo anno di amministrazione, ma avrebbero messo in serissima difficoltà tante famiglie della nostra città. Queste sono forse le cose che non vengono dette, che non vengono evidenziate, perché è anche corretto che in un quinquennio amministrativo non lo siano, ma è bene anche ricordare tutte quelle cose che, come dici tu, al cittadino non interessano, comunque non interessano sempre, non interessano fino in fondo. Ma se un'amministrazione è riuscita a sanare quelle difficoltà esistenti ed è riuscita anche a dare, forse all'89esimo, quel grandissimo impulso che il plus rappresenta, credo sia grande merito di questa amministrazione. Tante città, non solo per agenti esogeni, sono in gravissima difficoltà, per esempio sulla gestione dei rifiuti. Esempi in Sicilia, proprio in queste settimane, stanno evidenziando che quando non c'è una attenzione oculata alle partecipate, poi gli effetti negativi, e quindi quelli sì visibili ai cittadini, poi sono drammatici. In questo caso c'è stata un'attenzione particolare e diffusa, e quindi gli effetti negativi non si vedono. Questo è bene evidenziarlo, perché poi i cittadini, quando non vedono gli effetti negativi ma vedono per esempio una differenziata che inizia ad essere abitudine dei cittadini e risorsa della città, penso che possano avere gli elementi per poi assumere delle decisioni consapevoli e importanti. Parlando di bilancio, ringrazio il dottor Marco Tortolini, in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ci ha raggiunto in questo momento, qualche minuto fa, e colgo l'occasione quindi a questo punto per questo stavo dicendo, non è vero, per lasciare la parola e la possibilità di aprire il dibattito agli intervenuti, prima che poi sia il vicepresidente del Senato, onorevole senatore Maurizio Gasparri, a concludere, a trarre le conclusioni di questa iniziativa. Colgo questa occasione per salutare e ringraziare la senatrice Laura Allegrini, che ha eccellentemente rappresentato il nostro territorio in Senato sino alla 16ª legislatura, accorta non poco soprattutto alle questioni dello sviluppo economico e della territorialità delle attività produttive. Se ci sono domande, interventi, sono più che ben accetti. Presidente. Sì, grazie dell'invito. Mi ha fatto piacere, insomma, essere stato invitato ad un incontro, seppur elettorale, insomma, dove si possono parlare delle questioni e delle tematiche che riguardano il
un'impresa che non ce la fa più, l'impresa da sola non ce la fa più, e quindi in un momento difficile come questo abbiamo bisogno, come dire, da una parte di sentirci vicino alle istituzioni, ma non con una pacca sulle spalle, di sentirci vicino alle istituzioni, diciamo, che fanno iniziative e progettualità per quello che riguarda l'impresa e quindi il territorio e quindi i cittadini. Oggi noi siamo arrivati a un punto in cui, come dire, chiudono giornalmente settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, leggiamo in questi giorni gente disperata che si getta dai ponti, insomma, voglio dire, è una situazione complicata. E allora anche un momento come questo deve essere un momento di riflessione, insomma. E allora io non mi addentrerò sulle questioni specifiche, ci sono qui rappresentanti dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, insomma, voglio fare soltanto due riflessioni. Potrò stare con voi verso le 20, quindi siccome voglio fare una domanda anche al senatore Gasparri, se non ci riusciamo, non perché, diciamo, per non essere cortesi, ma un problema personale, quindi verso le 20 vi devo lasciare. La prima riflessione è questa, diciamo, per le cose che dicevo, sarebbe importante, senatore Gasparri, ma non per, diciamo, per mandarci un messaggio, laddove si discute come si fa in questi giorni, e secondo me non è la priorità delle priorità, comunque insomma si discute di IMU, sarebbe importante pensare che è vero che la prima casa è un bene importante, è un bene di tutta la cittadinanza, però non dobbiamo sapere che, come dire, c'è anche questa tassa colpisce anche i beni delle imprese, come lei sa benissimo, gli immobili, le strutture, insomma in una fase come questa mandarci un segnale. Così come è stato fatto da Rete Imprese Italia, quindi non mi invento niente, insomma, di una possibilità, diciamo, di un respiro anche su queste questioni, secondo me sarebbe importante e sarebbe interessante, perché noi abbiamo bisogno, come dire, di ripartire e di mettere in movimento l'economia. Sicuramente non è la panacea di tutti i mali, ma in un momento come questo anche un segnale, diciamo, in questa direzione, quindi mi appello a lei, si può in qualche maniera, può essere preso, come dire, come un segnale positivo. La seconda questione, io come Presidente della Camera di Commercio, essendo, diciamo, un ente super parte, se ci siamo sforzati in tutti questi anni su questo, devo dire che ho lavorato con l'amministrazione provinciale, sto lavorando con l'amministrazione provinciale, ho lavorato e sto lavorando con il Comune, alcune cose le abbiamo fatte, alcune ci sono venuti bene, alcune insomma meno bene. Spesso siamo stati bloccati non dalla fantasia e dalla volontà, ma spesso anche qui siamo stati, diciamo, bloccati dalla carenza di fondi, no? Voglio dire, siamo stati tutti travolti da una situazione come questa. Però ecco, le cose che diceva Giulio, permettetemi di chiamarlo così per l'amicizia che ci contraddistingue ormai da anni, insomma, come dire, sono cose che si toccano, no? E che in qualche maniera possano dare una prospettiva a questa provincia e al comune di Viterbo. Che cosa, qual è lo sforzo che dobbiamo fare? Qui, e concludo, questa è la domanda. Per l'esperienza che ho avuto, diciamo in maniera molto modesta, guardate, però questo territorio ha un difetto, cioè questo territorio è un territorio bellissimo, l'abbiamo detto, i montagni, i laghi, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti di qualità, però è un territorio dove non si conosce, cioè la Duccia viterbese è complicata posizionarla, diciamo, nell'immaginario collettivo. Allora, e quindi questa è la sfida che insomma in qualche maniera lascio a Giulio, penso che va bene pensare al comune di Viterbo, perché poi il comune di Viterbo è il comune di Viterbo, ma non può essere il comune di Viterbo, un comune di 60 comuni della provincia di Viterbo, ma lo sforzo che si deve fare a mio avviso è che questo comune diventi veramente il comune capoluogo, perché di questo noi abbiamo bisogno. Grazie.